Ciao Valentina Fusco, cittadina libera. Vi è chiaro che il 30 settembre è stato dichiarato stato di emergenza nazionale? Probabilmente no, perché se ancora stiamo qui a disquisire sulle terminologie del su richiesta, del se dal 15 ottobre cosa succede e cosa può accadere, allora vuol dire che hanno proprio lavorato bene. E quindi l'attenzione la state distogliendo dai veri punti focali. Signori, l'Agenda 2030, dichiarata nel documento di Bruxelles 2021 Comunità Europea, parlava chiaro: depopolazione, controllo delle masse, cambiamento genetico. Quindi non fermiamoci a ciò che vogliono farci vedere e andiamo a spulciare quelli che sono i decreti da gennaio 2021 e che hanno chiarito che lo stato di emergenza era relativo a eventi meteorologici e non emergenza sanitaria. Tant'è vero che tutto viene confermato con l'articolo 1 della ripubblicazione del testo del decreto legge del 23 luglio. Sì, sembra un po' ingarbugliato, ma in questo video intanto provate a capire così. Poi nelle dirette saremo più espliciti. La ripubblicazione del testo di legge del 18 settembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato modificato il 30 settembre. L'articolo 1 non fa più riferimento all'emergenza sanitaria perché in realtà non è mai stata dichiarata, ma per la prima volta, nero su bianco, ci viene dichiarato che l'emergenza è in base al rischio sanitario, così come vi avevo già anticipato tempo addietro della dichiarazione del 30 gennaio 2020 OMS, rischio di focolai pandemici, mai stato dichiarato epidemia o pandemia. Quindi chiudo il video in questo momento dicendovi: leggete, leggete, leggete.